Oh, buongiorno Massimo, anzi buon pomeriggio, buon meriggio. Di nuovo qui i video, come dire, dispettosi dell'Etrusco e di Massimone. Ecco, oggi di che cosa vogliamo occuparci? Oggi ci occupiamo di un ponte, ma di Ponte di Messina, che non è questo qui inquadrato, no? Non c'entra proprio nulla il ponte di Messina, o meglio, potrebbe entrarci qualcosa, no? Questo non è altro che il ponte della tranvia linea 1, stazione Scandicci, no? Costruito qualche anno fa, va bene? Costruito qualche anno fa. Ora io ti do, quindi è nuovo, no? Mi pare sia stato ultimato nel 2009-2010, così. Allora, ora io ti do i comandi della videocamera, va bene, ora però mi sposto perché devo mettermi un po' il sole, ecco, così va bene. Allora, dice, che c'entra il ponte della tranvia con il ponte di Messina, cioè col futuro ponte di Messina? Perché è notizia di questi qualche settimana fa, no? I bomba. Il bomba di Regnano, che è stato arruolato, o meglio, si è autoarruolato come primo ministro, nella veste di primo ministro, ha proposto di rifare il ponte di Messina, di fare il ponte, no, di rifare, non ne stavamo a fare, di fare il ponte di Messina, di rifare nel senso, cioè di riprendere il progetto avviato da Silvio, no? Silvio il Caimano, ti ricordi? Praticamente, insomma, il ponte di Messina non muore mai, no? Cioè, sembra sempre, come dire, risorge come l'araba fenice, no? E la bruciano, com'è la storia dell'araba fenice? Viene bruciata, poi risorge alle ceneri, no? Una cosa del Sempre, sì. genere. È Ecco, immortale. il ponte di Messina è una storia infinita, dice, sembra addirittura l'antica Roma. I romani, gli Già antichi gli romani antichi. progettarono di costruire un ponte perché dovevano invadere la Sicilia, se non c'erano le guerre contro i cartaginesi, se non erro era quello il contesto, no? Allora, praticamente il ponte di Messina. Allora, però il ponte di Messina bisogna farlo per benino, no? Se si fa. Cioè, costerà, dice, mi pare, oltre 4 miliardi di euro. Ma cioè, come spesa iniziale, poi tu lo sai dove tu va a finire, no? Allora, siccome, ecco, a Firenze abbiamo questo ponticino, no? Che è realizzato, diciamo, da qualche anni, Zona quindi, Cascina, sì. allora, la tranvia, sai quando fu inaugurata? Fu inaugurata, me lo ricordo bene, perché era il giorno di San Valentino del 2010, e Ah, c'era, sai chi c'era a inaugurarla? Prova a dire. di bomba. I bomba, che in realtà dice sembra un c'entri nulla con, diciamo così, il progetto, l'andamento dei lavori, le ditte che vinsero la palla. Cioè, il bomba ha fatto solo, come dire, il taglio di nastro, no? Però, ecco, qual è la cosa che, diciamo, su cui riflettere? Che dicono che il bomba si sia portato a Roma un monte di gente da Firenze, no? Dice, addirittura mi pare una signora che era comandante dei vigili, se non erro, non mi ricordo più il nome di questa signora, no? E, insomma, si è portato con sé un po' tutti, no? Tant'è vero l'hanno chiamato il Giglio Magico, cioè la sua cerchia di, diciamo, di consiglieri, di collaboratori e così via. Ecco, allora, qual è la domanda? Allora, se si porta dietro però anche le ditte, no? Che hanno fatto la tranvia, diciamo, sorge più di una perplessità, no? Perché qui c'è Ecco, sta come passando ora la riferimento, tranvia. sì, entrambi, cioè come riferimento c'è questo articolo: il ponte e la tranvia ho un pilone da rifare, è Di stato già. installato male. Dai. Aspetta, no, questo era il 12 marzo 2008, fonte Ah. Metropolis. No, Metropoli, e lei quel giornaletto, se non erro, gratuito, no? Sì. So se esista ancora. Ma sai sì. Esista? Vabbè. Quello davano la mattina alla stazione, così, no? Questo articolo è stato ripreso da Italia Nostra Onlus, sezione di Firenze, 11 novembre
No, 27 novembre, scusami, 2011. Allora, il nuovo ponte sulla... Quindi qui si parla del 12 marzo 2008, no? Quindi sono già passati 8 anni e passa. Va bene? Il nuovo ponte sull'Arno, destinato a ospitare il tram della linea 1 Firenze-Scandicci, quindi la tranvia non era stata ancora aperta, eh? Ha un problema, ti pareva. Uno dei piloni in cemento armato, quello verso la sponda sinistra, Qui, quindi questa, quello lì, di Piazza Paoluccello, qual è? È di là? là, Allora è quella, sponda sinistra è quella. Beh, quello lì, pilone questo incriminato. allora. Dice verso la sponda sinistra, lato Piazza Paoluccello, potrebbe essersi lesionato durante i lavori di posa, quindi l'hanno posato male, no? Proprio stum, un po' troppo violentemente. Prima che la struttura entri in funzione, serve quindi un intervento riparatore, ma Comune ATAF, che è stazione appaltante per la linea 1, non sono ancora riusciti a convincere la ditta, la CMB, ecco, vediamo se questa CMB rientra anche nel progetto Ponte di Messina, a provvedere. Non è detto che ci riusciranno mai, tanto che dopo una lunga serie di riunioni senza conclusioni positive, queste riunioni si riuniscano lì, sono belli tutti contenti, l'amministrazione avrebbe deciso, nel caso CMB continui nel suo niet, niet, niet perché è un comune rosso, niet, di farsi da sé il lavoro, quindi ha fatto tutta l'amministrazione, per poi rimettere il conto alle cooperative vincitrici dell'appalto per il cantiere. Sia chiaro, avremmo anche potuto far finta di nulla. Cioè, scusa, un pilone è messo male, tu fa finta e nulla. Così è Ma rollato tutto. guarda, veramente. Mo. Perché il ponte non ha alcun problema di stabilità. Sì. Dopo te lo dice un altro che ce lo lascia, Chiarisce Andrea Bacci, ingegnere responsabile per ATAF della linea. Il nostro è uno scrupolo, un doveroso certo, ma che riguarda esclusivamente la durabilità dell'opera. Certo, se dopo 30 minuti casca tutto, altro è durabilità. Ma ricostruiamo l'accaduto per capire meglio le parole dell'ingegnere. Al momento della posa viene commesso un errore. Si agì in modo improvvido, capito? Improvvido, cioè così, un po', diciamo, senza pensarci troppo, no? Improprio. Come dice Bacci, il pilone infatti fu piantato sulla sponda sinistra del fiume non come avrebbe dovuto. Forse la terra, dopo lo scavo, fu rimessa in moto non omogeneo sui due lati. Risultato, il pilone si piegò verso l'acqua, così si è flosciato, diciamo così, come se volesse abbeverarsi, il pilone. Accortisi della cosa, ingegneri e squadre di operai riscavarono e rimisero in asse il pilone. La faccenda sembrava chiusa lì, finché, finita nell'agosto 2006 l'opera, non entrò in scena il collaudatore. Allora, che dice questo collaudatore? Il quale, come da programma, eseguì due prove diverse. La prima di resistenza per controllare il ponte reggesse il peso del tram, prova superata. Il certificato rilasciato. La seconda deve assicurare la curabilità nel tempo. E qui invece il tecnico disse no. Cioè, quindi praticamente se cioè tu l'hai messo male, e quindi un po' ti dura e poi blum, viene giù tutto. Va bene? Un po' mi è successo sull'autostrada, no? Ieri, hai visto, Appunto, ecco, guarda caso, proprio È ieri, sì. cominciato anche lì lo scaricabarile, no? Provincia c'è, l'ANAS dice provincia c'è colpa te, no, provincia all'ANAS, no, c'è colpa te, ANAS, è così a me. Sì. Chissà dove si va a finire, chissà, nell'ennesima prescrizione magari. Allora, quindi praticamente questo omino, che bisogna ringraziare perché se hanno A me. dovuto, come dire, rifà tutto per Benino, non era stato fatto per Benino. A metà, stava fatto per Benino a metà. Perché disse no? Perché i calcoli matematici rivelarono che nel rimettere diritto il pilone si sarebbero potute creare delle microfessurazioni, cioè quindi minuscole fessure in altri termini che potrebbero far passare l'acqua all'interno della struttura in ferro, causandone l'arrugginimento e compromettendo. Questo ci vuole un po' a capirlo, basta, cioè le fisica delle elementari, questa qui, scienza delle elementari. Ma non abbiamo prove si sia davvero successo, dice l'ingegnere dell'ATA. Cioè, non hanno le prove, però hanno una fifa matta e quindi hanno avuto una famiglia. La verifica è stata solo teorica, in base ai calcoli.
Ma certo, se questi si rivelassero esatti, il rischio di una minore durata nel tempo a causa dell'attacco della ruggine esiste e potrebbe causare problemi in un arco di tempo compreso tra i 30 e i 50 anni, vabbè, da oggi, cioè a partire dal 2008. Le soluzioni per risolvere il problema sono due. La prima, più drastica, togliere da capo la terra intorno al pilone, verificare l'effettiva presenza delle fessurazioni e procedere al rivestimento con una sostanza apposita che crea una sorta di cappotto in grado di... vabbè, queste sono cose tecniche. Io, ecco, e la seconda, sempre il controllo, vabbè, insomma, le cose tecniche saltiamole, perché tanto... Ecco, in entrambi i casi comunque un intervento costoso, no? Anche se l'ingegnere non sa quantificare l'entità, non spetta a noi il lavoro, il calcolo non l'abbiamo fatto. Dice 3.059.500 euro. Tanto è costato il ponte completo delle piste ciclopedonali. 3.590.500 euro. Dice l'intervento. In ogni caso ricadrebbe sull'impresa costruttrice secondo l'amministrazione, ma non è difficile intuire, sulla vicenda sorgerà un contenzioso, va. Normale, no? Sì. Da mesi intanto si traccheggia, infatti poi siamo arrivati al 2010, su da farsi, ma pare che questo non sia almeno tecnicamente un problema, anzi, più il ponte è stato per stare tranquillo, vabbè, insomma, ecco, no, più che altro è da rilevare un'altra cosa qui, tutte cose diciamo non importanti. Ecco, questa però sì, la posa della prima pietra del ponte avvenne il 15 dicembre 2004, quindi boia, 2004 e 2006 anni per costruire e ultimare la tranvia, 14 giorni dopo avviare della linea 1. Il ponte, che inizialmente doveva essere a campata unica, fu cambiato in corsa per la pubblicazione del decreto legge Sano, va bene, insomma, alla fine qui ci sono altri dati tecnici, va bene, che non ci interessano più di tanto. C'è la conclusione di questo articolo: ci saranno certo nuove polemiche su quest'ultima tegola che cade in testa al comune, come se ce ne fosse state poche. Ricordiamo ai nostri spettatori, videospettatori, che per costruire la tranvia a Siviglia ci hanno impiegato, sai quanto ci hanno impiegato? Non 6 anni, 8 mesi. 8 mesi, cioè, ma non a Stoccolma, cioè a Siviglia, che è il sud, il profondo sud della UE, dell'Unione Europea. 8 mesi. Pensa, il ponte di Messina in 8 mesi. Sì. In particolare, la linea 1 si è rivelata un bagno di sangue. Quindi, l'opera fra le più controverse della storia della città. Bisogna, altro che l'opera del Duomo. Quindi, è venuto bene l'opera del Duomo. Un bagno di sangue, tra modifiche in corso d'opera, stop in attesi, prima alla stazione, poi in piazza Paolo Uccello, a seguito di ritrovamenti archeologici, guaio sotto servizi, tutto condito dal mancato rispetto dei tempi e cronoprogramma, il cronico programma, bisognerebbe chiamare cronico, c'ha un dolore cronico, no? Ti va ma via. Da parte delle imprese costruttrici, se la sono presa comoda, cioè, diciamo così. Tanto che il ritardo accumulato potrebbe arrivare a 2 anni complessivi, inaugurazione nell'estate 2009 invece nell'estate dell'anno scorso. I 4 anni poi sono diventati, appunto, no, di più. Cioè, inaugurata nel 2010, quindi. Il vice sindaco Beppe Matulli, c'era Matulli, che una volta fece una figuraccia alle contravvenzioni lì, mi ricordo, mi pare, su qui vicino. Sì? Eh sì, dovete dire ai cittadini: non pagatele perché abbiamo sbagliato noi. Mi pare proprio lì vicino al consolato degli USA. Ah, americano. Sì, o cose del genere. Che adesso note, l'obiettivo del dicembre 2008 per mettere la parola fine sarà mancato. E un po' di colpa potrebbe avercela anche il ponte Zoppo. E poi comunque è mancato anche il 2009 e siamo andati al 2010, come vi abbiamo già detto. Allora, tutto questo discorsino, tutto questo, diciamo così, rinnovare la memoria, perché purtroppo questo paese, questa nazione e anche questa città hanno la memoria parecchio corta. Allora,
visto, cioè per fare un ponticino, poi un ponticino voglio dire quadralo bene, insomma, a due campate, cioè a due piloni, fa la campata unica, ma poi dici Ponte di Messina dovrebbe venire a campata unica, ma sì. Non capito, ma i piloni ci vogliono lo stesso, no? Ma... allora metti se il caso che il Ponte di Messina e tu sbagli a posizionare il pilone, ma se ne rendi va giù tutto io. E poi magari la stessa ditta chiamata, cioè la stessa ditta che ha lavorato, e il Renzi chiaramente, dai, bisogna privilegiare, quelli sono di Firenze, noi siamo di Firenze, si fa tutto bene noi, ma è vero, in effetti una volta abbiamo i monumenti più belli e più armoniosi, più spettacolari, più anche forse più sicuri del mondo, no? Cioè, qualche giorno fa è venuto il terremoto, ne è caduta una tegola. Vabbè, sarà venuto anche un terremoto non forte come... però, meno male. Ecco, allora, te rendi conto se cambiare un pilone a Messina, che poi c'è... scusa, c'è... c'è il terremoto lì, no? C'è zona ad alto zona rischio sismico e anche il maremoto. Ma e può cascare... può cascare tutto anche se tu fa tutto bene, figurati se tu lo metti, come dire, storto e che metti il pilone del Ponte di Messina così che va verso il mare, verso il mare, poi il mare oltretutto poi la ruggine e prende meglio, no? Perché c'è la salsedine, sicché acqua io insomma capito, noi ora tra poco c'è anche il referendum, ma poi si parlerà anche del referendum. Ma dico, ma tu vuoi fare il Ponte di Messina, caro Bomba? Ma pensaci un attimo, pensaci! Se viene fuori una roba come questa qui, che un ne, come aspetta quanto l'è di aggravio di spesa, uno dice però, no? Ma non è un piloncino come. Cioè, capito? No, lì si parla di roba, come dire, molto. Ma... molto più grossa, perché un ponte quanto sono 4 chilometri? 3 chilometri e mezzo, 4 insomma. Cane. Va bene. Allora noi abbiamo finito. Ora il prossimo video si fa sul referendum elettorale, perché no, costituzionale, scusa, referendum costituzionale, perché parecchia gente non ci ha capito nulla e noi vogliamo, come dire, chiarirvi le idee. Vai, a presto con. No, riquadra per finire il ponte di Messina, il nuovo modellino di Ponte di Messina, vai. Vai. A presto con l'Etrusca e Massimone, ciao.